ciclo Incontrare la psicanalisi, che mentre riflettevo un po' sulla giornata di oggi è al quarto anno, quindi insomma abbiamo iniziato nel 2016, eccoci oggi a riprendere un nuovo ciclo. Sono queste, come ricordate, lezioni curriculari aperte, curriculari del Master M7, che è una formazione che AIIPPI offre come partner della Tavistock Clinic e della University of Essex, che si basa su un approccio psicoanalitico all'osservazione. E lezioni curricolari anche del D1, che è un corso derivato dall'M7, sempre sul modello Tavistock, appositamente pensato per insegnanti ed educatori. Oggi abbiamo qui le nostre studentesse del secondo anno del Master, del primo anno del D1, che sono andate da un fondo, ma le aspettavamo qua vicine. Allora, sono, dicevamo, lezioni aperte a tutti gli operatori e professionisti che si occupano di bambini, adolescenti e famiglie, con l'intento di avvicinarli a alcuni dei concetti fondamentali e fondanti della psicanalisi. Sono concetti che ci aiutano nell'incontro con l'altro. Appunto, oggi per il secondo anno parleremo di alterità e diversità, e quindi strumenti che ci permettono di strumenti e concetti, insomma, che ci permettono di ampliare il nostro sguardo e la nostra capacità di ascolto proprio nel avvicinare l'altro, quindi nella possibilità di osservarlo, conoscerlo e meglio comprenderlo. Anche quest'anno abbiamo mantenuto lo stesso format dello scorso anno, ricordate, con la dottoressa Maiello e la dottoressa Santarone, che ha avuto molto successo e ha permesso anche un bello scambio di gruppo, che è quello che poi vorremmo oggi, appunto in forma di dialogo. Quest'anno il dialogo sarà a tre voci, e lo scorso anno abbiamo posato lo sguardo su le capacità, le precoci capacità del neonato di confrontarsi con l'alterità e la discontinuità. Quest'anno spostiamo lo sguardo sul bambino più grandicello, dai 2 ai 4-5 anni, bambino che così abbiamo definito sociale, nel senso che si apre all'altro e al terzo attraverso il gioco, il linguaggio, le colleghe bene vi diranno, e che si apre appunto alla società e va oltre il legame, la relazione primaria e la famiglia, no? Vedremo nel terzo incontro l'apertura della scuola materna. Anche quest'anno il dialogo sarà arricchito da materiale osservativo che viene prevalentemente dal seminario di Young Child Observation, che le nostre studentesse del Master, del D1 e della scuola di specializzazione gentilmente ci hanno permesso di condividere con voi. Bene, non voglio rubare altro spazio, vi presento. Ah, ecco, sì. No, ecco, vedete, abbiamo tre versioni di locandina dell'evento di oggi, perché tutte insieme ne abbiamo parlato, discusso. Abbiamo poi optato per quella centrale perché includeva la diversità in senso ampio, quindi apriva appunto al gruppo dei pari, a qualcuno anche di adulto oltre la famiglia, insomma alla complessità, l'alterità e la diversità, che è questa. Però avevamo altre due opzioni, e una era questa, che era piaciuta molto a Susan Maiello, perché quasi un po' concretamente portava, no, tutti gli oggetti del passaggio dalla relazione primaria in senso stretto all'apertura al mondo, e una terza che ci dava quest'idea del cominciare a differenziarsi, a mostrarsi, e c'erano anche magari le cose difficili, no, da affrontare, come le so. Erano tutte, avevano una sfaccettatura diversa, sapete che io mi diletto in questo, mi diverto, e quindi è stato materiale di lavoro dietro le quinte tra noi anche queste, credo che le colleghe qualcosa ci racconteranno. Velocemente vi presento e vi ringrazio davvero per essere qui, Susanna in particolare per il quarto anno, e anche le colleghe. Allora, Susan Maiello è fondatrice e past president della nostra associazione AIIPPI, è didatta, supervisore,
docente, master, quadri di specializzazione e tante altre cose. È conosciuta da tutti per le importanti riflessioni teoriche sulla vita mentale precoce e sulla relazione precoce mamma e bambino non ancora nato, addirittura. Fra tutti ricordo il suo lavoro, l'oggetto sonoro, un'ipotesi sulle radici prenatali della memoria auditiva, con il quale nel 1997 ha vinto il premio Francis Stassi, quindi un importante lavoro che sicuramente avrete letto. Presento poi Simonetta Tavallini, nostra socia IPI, docente di Young Child Observation nell'M7 e nel D1, in passato è stata docente anche della scuola di specializzazione, è stata nostro segretario scientifico, fra le altre cose. In ultimo, Francesca Zoni, docente di Work Discussion per il D1 e di Young Child Teoria Psicoanalitica per la scuola di specializzazione. Porta insieme tante voci dei nostri corsi ed è, lasciatemelo dire, il nostro tesoriere che è carica, è un tesoro di tesoriere. Ecco. Bene, io davvero ringrazio tutti voi, ringrazio le colleghe, vi faccio da parte e vi lascio la parola.